Allora, ci siamo lasciati nel momento in cui dovevamo condividere per la seconda volta le nostre poesie con le ragazze. Cominciamo. Sembra che tutti si siano già sistemati. In qualche maniera Sayori è riuscita a finire l'intero biscotto. Yuri è tornata al suo libro e Natsuki è sparita nell'armadio. Sono davvero curioso di parlare assieme a Yuri ancora un po'. Ma allo stesso momento mi sentirei male perché la distrago dalla sua lettura. Do un'occhiata alla copertina del suo libro. Sembra che sia lo stesso libro che mi ha prestato. E oltretutto sembra che lei sia solo alle prime pagine. Ah, merda. Penso che abbia notato che la sto fissando. Mi dà un altro sguardo e i nostri occhi si incontrano per un secondo. Ma questa cosa fa sì che lei nasconda ancora di più il viso nel libro. Scusa, stavo solo in fissa. Mugugno questa cosa, sentendo che la sto rendendo nervosa. Oh, va bene. Se fossi stata concentrata, probabilmente non mi sarei nemmeno accorta. Ma sto semplicemente rileggendo una parte di questo libro, quindi... Quello è lo stesso libro che mi hai dato, giusto? Volevo rileggere alcune parti. Per nessuna ragione in particolare. Sono curioso, come mai hai due copie dello stesso libro? Quando mi sono fermata in libreria ieri... No, non è quello che intendevo. Intendo... Semplicemente ne ho comprati due. Ah, capisco. C'è qualcosa di molto ovvio in quello che Yuri non mi sta dicendo, ma decido di lasciar perdere. Inizierò assolutamente a leggerlo. Sono felice di sentirlo. Una volta che ti prende è difficile chiuderlo. È una storia molto interessante e con la quale ci si può relazionare. Davvero? Di che cosa parla comunque? Io richiudo il libro e do un'occhiata alle sue spalle. Il titolo del libro è Ritratto di Markov. E c'è un simbolo a forma di occhio sulla copertina anteriore. Ok. Voglio semplicemente assicurarmi di non farti vedere nulla. Parla di questa ragazza alle superiori che si trasferisce con la sua sorella più giovane che non vede da tempo. Ma appena lo fa, la sua vita diventa davvero davvero strana. Comincia a essere tormentata da queste persone che sono scappate da una prigione con esperimenti umani. La sua vita è in pericolo, ha un bisogno disperato di scegliere bene di chi fidarsi. Qualsiasi cosa lei faccia finisce per distruggere la maggior parte delle sue relazioni e la sua vita comincia ad andare a rotoli. Ma questo è una cosa oscura, giusto? Yuri l'ha fatto sembrare come se fosse una storia carina. Quindi
atmosfera oscura è venuta fuori dal nulla. Yuri ridacchia all'improvviso. Non sei fan di questo tipo di cose, Risu? No, non è quello. Intendo... mi possono piacere anche queste storie, quindi non ti preoccupare. Lo spero. Sì, mi sono dimenticato che a Yuri piacciono questo tipo di cose. È così timida verso vista da fuori, ma la sua testa sembra essere completamente diversa. È solo che quel tipo di storie ti fanno vedere la vita da una prospettiva nuova, strana. Quando cose orribili capitano non solo perché qualcuno vuole essere cattivo, ma perché qualcuno ha degli obiettivi e una filosofia nella quale credere. E poi all'improvviso, quando pensi che ti rivedevi nella protagonista, viene fatto notare come sono ingenue per far interferire la morale con i piani del cattivo. Sto straparlando, vero? Non di nuovo. Mi dispiace. Non ti scusare. Non ho perso interesse, ok? Bene. Penso che vada bene, allora. Ma credo che dovrei farti sapere che ho questo problema. Quando cose come i libri e la scrittura riempiono la mia testa, mi dimentico di fare attenzione alle altre persone. Quindi mi spiace se finisco con il dire qualcosa di stravagante. E per favore fermami se inizio a parlare troppo. Non penso che tu abbia bisogno di preoccuparti. Significa semplicemente che sei appassionata alla lettura. La cosa, il minimo che posso fare è ascoltarti. È un club di letteratura, dopo tutto. Beh, è vero. Infatti. Potrei anche iniziare a leggerlo, giusto? Non devi. Cosa stai dicendo? Solo un minuto fa hai detto che non vedevi l'ora. Lascia che prenda il libro. Recupero il libro che avevo messo nella mia cartella. Ok, va bene se mi siedo qui, giusto? Mi siedo nel posto accanto a Yuri. Sì, sei sicura? Sembri un po' apprensiva. Mi dispiace. Non è che non voglio, è che non sono abituata. Intendo a leggere in compagnia di qualcuno. Capisco. Fammi sapere se ti dà fastidio, se ti distrae in qualche modo. Va bene. Apro il libro e inizio il prologo. E capisco quello che intende Yuri con leggere in compagnia. È come se potessi sentire una presenza sulla mia spalla mentre leggo. Non è una cosa particolarmente brutta. Forse distrae, ma la sensazione è di qualcosa di confortante. Vedo Yuri all'angolo del mio occhio. E realizzo che non sta guardando il suo libro. Do un'occhiata. Sembra che stia leggendo dal mio libro, invece. Scusa, stavo solo... Yuri, ti scusi un bel po', eh? Lo faccio. Non intendevo, scusa. Intendo... Ecco, questo dovrebbe funzionare, ok? Faccio scorrere il mio banco vicino a quello di Yuri e poi metto il mio libro tra i due.
Penso di sì. Yuri chiude la sua copia timidamente. Una volta che ci avviciniamo, le nostre spalle si stanno quasi toccando. Sembra che il mio braccio sinistro sia in mezzo, quindi al posto di quello uso la mia mano destra per tenere il libro aperto. Mi sa che questa cosa rende difficile girare le pagine. Ecco qua. Con il braccio sinistro Yuri tiene l'altro lato del libro. Ah! E io faccio la stessa cosa con il mio braccio destro, sul lato destro del libro. In questo modo io giro la pagina e Yuri la fa passare sotto il suo pollice dopo che è passata al suo lato. Ma nel tenerlo così siamo ancora più vicini di prima. È una cosa che mi distrae. È come se io potessi sentire il calore del volto di Yuri. E lei è nel mio campo visivo. Sei pronto? Per girare la pagina? Ah, scusa. Penso che mi sono distratto per un secondo. Do un'occhiata al viso di Yuri ancora. E i nostri occhi si incontrano. Non so come farò a tenerle testa. Ah. Ok. Non sei abituato a leggere, giusto? Non mi importa essere paziente se ti ci vuole un po' di più per leggere. Probabilmente è la cosa minore che posso fare. È meglio che posso fare. Visto che sei stato così paziente con me. Sì, grazie. Continuiamo a leggere. Yuri non mi chiede più se sono pronta a girare la pagina. Invece, io capisco quando lei finisce. Capisco che lei ha finito prima di me, quindi la giro di mia volontà. Continuiamo verso il primo capitolo in silenzio. Anche così, girare ogni pagina sembra come uno scambio intimo. Il mio pollice che lascia gentilmente la pagina e lo lascia fluttuare al suo lato, mentre lei lo prende con il suo pollice. E Yuri, questo potrebbe essere un pensiero stupido, ma il personaggio principale mi ricorda te in qualche modo. Pensi? In che modo? Beh, penso che lei sia un po' più diretta per molti versi. Ma oltretutto si può anticipare tutte le cose che dice e fa. Come se fosse spaventata da quello che potrebbe fare di sbagliato. Non è che io posso vedere nella tua testa, ok? Ma mi ricordano i tuoi modi. Capisco. Yuri rimane in silenzio per un momento. Ma Risu, probabilmente è una cosa terribile da avere in comune con lei. È così imbarazzante pensare che tu pensi quello. Aspetta, non intendevo in maniera cattiva. Scusa, non pensavo fossi a conoscenza di una cosa del genere. Intendevo che è una cosa carina. Ah. Che cosa stai dicendo all'improvviso? Io. Ok. Penso che sia l'ora di condividere le nostre poesie. Potremmo non avere abbastanza tempo se aspettiamo troppo a lungo.
Ah. Yuri sospira, risparmiata dal dover finire la frase. Va tutto bene, Yuri? Sembri un po' giù. Mi spiace se non volevi che facessimo questa cosa. Ah, non è... Va bene. Yuri toglie la mano dal libro, facendolo chiudere sopra il mio pollice. Va bene. Penso che mi darò alla lettura questa notte. O preferiresti che io lo leggessi solamente con te? Penso di non avere una preferenza. In questo caso leggerò ancora un po' stanotte. Sarà divertente leggerlo assieme a te una volta che i fatti hanno cominciato a succedere. È un ragionamento interessante. In quel caso allora sentiti libero pure di finire i primi due capitoli alla tua velocità. Va bene, mi alzo. Faccio una nota mentale di dove ho smesso di leggere e poi rimetto il libro nella mia borsa. Allora, leggiamo prima la poesia di Yuri. Vediamo che cosa hai scritto per oggi. Yuri fissa la poesia con un'espressione sorpresa. Ti piace? Irisu, come hai fatto a diventare così bravo così velocemente? Solamente ieri ti stavo dicendo che tipo di tecniche valeva la pena sperimentare. Forse per questo. Hai fatto un buon lavoro spiegando. Volevo usare più immaginazione. Yuri deglutisce visibilmente. Le sue mani appaiono sudate. Non sono abituata. Abituata a che cosa? Non lo so. Va bene, prenditi il tuo tempo. Yuri respira e mette in ordine le idee. So che a Yuri piace pensare prima di parlare, quindi paziente. Sì. Non sono abituata ad essere apprezzata in questa maniera, penso. Probabilmente sembrava davvero stupido. Ma vedere qualcuno motivato dalla mia scrittura mi fa essere davvero felice. Stai dicendo che non hai mai condiviso quello che scrivi con nessuno? Yuri annuisce. Davvero? Non ci credo. Davvero, scrivo solo per me stessa. E tra le cose, le persone riderebbero solamente di me. Davvero pensi questo? Di nuovo, Yuri annuisce. Anche i tuoi amici più vicini? Yuri non risponde. Mi chiedo perché. Comunque, vuoi condividere con me la poesia che tu hai scritto oggi? Sì, lo voglio. Sia con te. Ed ecco qua, il procione. Raccoon. City. No, scherzo. Allora, è successo nel cuore della notte, mentre stavo tagliando il pane per farmi uno spuntino da colpevole. La mia attenzione è stata catturata da un procione fuori dalla finestra. È stato in quel momento, credo, che ho notato per la prima volta le mie strane tendenze in quanto ad essere umano non ordinario.
Ho dato al porcione un pezzo di pane. Con il mio subconscio, che sapeva benissimo quali sarebbero state le conseguenze. Sapevo, ero ben conscia del fatto che il porcione, che è un porcione che viene nutrito, torna sempre indietro per avere di più. Il sintomo era la bellezza attraente del mio coltello da taglio. Il pane, la mia affamata curiosità. Il procione, un'urgenza. La luna incrementa la sua fase e fa riflettere ancora più luce sul mio coltello. La stessa luce che vedo brillare negli occhi del mio amico porcione. Taglio il pane, fresco e soffice. E il porcione si entusiasma. O forse sto semplicemente proiettando le mie emozioni sull'animale soddisfatto. Il porcione ha cominciato a seguirmi. Si potrebbe dire che ci siamo abituati l'uno all'altro. Il porcione ha fame sempre più frequentemente. Quindi il mio pane capita sempre a puntino. Ogni volta che brandisco il mio coltello, il porcione mi fa vedere il suo entusiasmo. Il sangue pompa. Un classico condizionamento pavloviano che non ho idea che cosa significhi. Taglio il pane e mi nutro ancora una volta. Con questa hai usato un po' di più. Con questa ho usato un po' di più rispetto a ieri. L'ho notato. Ci sono più metafore. Non so se è colpa mia, ma non riesco a immaginare di che cosa tratti questa poesia. Giusto. È un po' più vicino al mio stile preferito di scrittura. Utilizzare la poesia come una tela per esprimere un immaginario vivido e far passare l'emozione attraverso le parole. Sì, forse riesco quasi ad immaginare che cosa significa. Bene. Penso che sia qualcosa al quale si possono relazionare persone diverse a modo loro. Volevo esprimere come ci si sente nell'avere degli hobby inusuali. Una cosa che di solito sono forzata a tenere per me. Quindi a volte mi piace scrivere riguardo a questi hobby. Perché lo tieni per te? Perché
sono imbarazzanti. E la gente mi prenderebbe in giro. Non hai nulla di questo genere tu? Beh, sì, penso di sì. Mi sa che ognuno ha qualcosa del genere. La cosa migliore che possiamo fare è rispettarci vicendevolmente e rispettare la nostra individualità. Anche se è difficile a volte, e alcune cose ci rendono... non ci rendono a nostro agio. Dopotutto, se non avessi imparato a sopportare il mio essere stramba, probabilmente mi odierei. Forse sto blaterando un po' troppo. Ma sono felice che tu sia un buon ascoltatore. Dai, facciamo in tempo a leggerne un altro. Andiamo con Natsuki. Bene, posso ammettere che questo è meglio dell'altro. È bello vedere che ci stai mettendo un po' di sforzo. Buono. Ma ancora non mi piace. Stai provando troppo ad essere serio? Eh? Che cosa intendi? Le poesie non devono essere profonde. Non devono sembrare profonde per esprimere qualcosa. Sembra che ti stia sforzando. Onestamente, non provare a scrivere poesie del genere finché non sei arrivato al livello di Yuri. Natsuki, smette di parlare all'improvviso. Non dirmi? Eh? Non stai cercando di fare impressione su Yuri, vero? Di cosa stai parlando? E abbassa la voce! Sai che a Yuri piacerebbe questo tipo di... angustia. Solo perché lei è una scrittrice di talento non significa che io intendo. Sembra che io sia nei casini. Ho colpito un nervo. Anche se non capisco come. Basta, ne ho abbastanza di te. Natsuki mi ridà la poesia che gli ho dato. Prendi la tua stupida poesia. Se l'hai scritta per qualcun altro, non farla vedere a me. Ouch. E questo è quello che ottieni quando lasci impicciare una ragazza più giovane nei tuoi affari. A meno che io fossi stato un veggente, non sapevo che sarei stato destinato a un mondo di dolore dall'inizio. Almeno Natsuki non era la ragazza che stavo cercando di impressionare fin dal primo momento. Bene, su questo momento in cui Natsuki ci ha praticamente rispedito al mittente, concludiamo e la prossima volta leggiamo le prossime due... altre due poesie e vedremo che cosa hanno da dire Sayori e Monica.